Il nostro intervento è dedicato primariamente ai bambini, per cui cari ragazzi, cari bambini, ascoltate bene perché sono delle storie, delle favole e delle fiabe veramente molto particolari, interessanti e antichissime. La prima di queste si chiama, porta come titolo O Vuot, ovvero il rospo, ed è una fiaba di origine foggiana, tauna potremmo dire, di Serra Capriola, e quindi ascoltate la delicatezza di questa storia. Ecco, prima di cominciare c'è da dire che il testo porta la versione tipica in vernacolo della favola o della fiaba e la traduzione in italiano. Naturalmente, per ovvi motivi, io la leggerò in italiano. C'era una volta un uomo che era andato a vendere un asino a San Paolo. Nel ritorno, arrivato al ponte, si fermò a contare e diceva: 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Erano soldi. E il rospo, da sotto al ponte, diceva: vuot, vuot. Egli, credendo che volesse dire 8, esclamò: oh, sono 7, non 8. E così contò di nuovo i soldi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6. Vuot, vuot. Sono 7, non sono 8. E così perdette la pazienza. Buttò i soldi nel fiume ed esclamò, rivolto al rospo: oh, tirati, condali tu! Così quello sciocco se ne tornò a casa senza asino e senza soldi. Di origine tarantino, raccontata, narrata da Nardulli Antonietta da Taranto, a volpe e a iat, ovvero la volpe e il gatto. C'era una volta una volpe e un gatto che, avendo rubato un anellino, decisero di portarlo un giorno per ciascuno a pascolare. Il primo giorno toccò alla volpe, la quale lo condusse in un luogo ove c'erano degli animali feroci, ma l'erba era buonissima. Gli orsi, i leoni, i lupi, come videro l'anellino, dissero: oh, comare, ma che bel boccone ci hai portato! E la volpe rispose: non lo toccate, perché non è mio, è di un animale che voi non conoscete, ed è il più feroce che ci sia. Ah, il leone se ne impressionò, ma volle sapere come esso si chiamasse. Allora la volpe rispose: si chiama gatto, ma raschia, ha un modo così felino che di dove passa fa polvere.
A sentire un nome così lungo e terribile, il leone ebbe paura e si allontanò. Così l'agnellino fu salvo. Quando si incontrò col gatto, gli consigliò di andare a pascolare in quel luogo perché c'era l'erba buona. Poi l'avvisò di stare accorto dagli animali feroci che vi erano lì. Il giorno dopo, egli si avviò per quel sito e nel camminare saltellava e, acchiappando lucertoline, produceva un gran polverone. Perciò fu creduto un animale terribile. Il cinghiale, che stava sdraiato sulla riva di un fiumicello passante per quel prato, vide che fra quella nuvola di polvere si muoveva una coda. Ed impaurito se ne scappò su di un albero. Il lupo si nascose sotto un solco di terra arata e il leone si rifugiò sopra un altro albero. Il gatto, che era una gatta, quando vide che non lo molestava nessuno, prese l'anellino e se ne tornò. Appena fu dalla volpe le disse: «Perché mi hai detto tante bugie sulla ferocia degli animali che non esistono?» E la volpe rispose: «Ti inganni, ce ne sono molti, ma io li ho impauriti dicendo loro che tu sei un animale ferocissimo e che ti chiami gatto maraschio e da un modo così felino che dove passa solleva polvere. Essi mi hanno creduto e perciò sono scappati via. Se io non avessi detto quella bugia, chissà a quest'ora dove saremmo io, tu e l'agnellino. Gat Marask!» L'ascolto di queste fiabe. L'asino ed il maiale, raccontata da Clara Parabita di Taranto. C'era una volta un asino che era scappato dalla stalla del padrone e camminando si imbatté in un maiale. Questo, vedendo che l'asino aveva paura, pian piano si avvicinò e, stretta amicizia, si avviarono insieme. Un giorno il maiale disse al compagno: quando faccio così mi sento un po' come Peppa Pig, ma ci siamo capiti. Vogliamo vedere chi è capace di saltare questo piuolo. Ma sì, disse quegli. Il maiale prese la rincorsa e saltò. Tutte queste onomatopee non ci sono sul testo, per cui se lo comprate sappiate che c'è un attore che le legge. L'asino fece pure lo stesso, ma giunto vicino alla staccionata, rimase appeso. L'altro a quella vista corse ad aiutarlo, ma allorché quelli fu disceso gli disse: «Ma perché mi hai fatto scendere? Io stavo a provare quant'è il mio peso!» Un altro giorno il maiale disse: «Noi siamo degli sciocchi! Perché non ci iscriviamo ad un circolo?» «Sì!» rispose il compare. «Domani ci faremo soci di quel circolo!» Infatti, il dì seguente si pulirono ben bene e si avviarono verso il circolo. Questo era lontano e camminando videro una quantità di pozzanghere. Ad un tratto il maiale vide una grossa pozzanghera e gli venne il desiderio di gettarsi dentro e... Così fece. Allora
Allora l'altro si mise a gridare: «Oh, compare, ma che cosa hai fatto? Quelli ora non ci accetteranno più, perché colà stanno dei galantuomini!» Arrivati al circolo, il maiale disse all'asino: «Bussa!» E l'asino alzò le gambe e con una scarica di calci: «Niapu! Pu! Itu!» ruppe i vetri della porta. I galantuomini ebbero paura e con le sedie conciarono per le feste i due compari. «Pu! Bu! Aue la curti, glase! Pu! Pu! La curti! Dico tavoli! Pu! Pu! Ucius! Uah! Umayad! Pacio! Ute, dai, certo! Più forte! Pacio! Cari ragazzi, una cosa incredibile. Allora l'altro si mise a gridare: «Compare, ma che cosa hai fatto? Quelli ora non ci accetteranno più. Te l'avevo detto che lì ci sono dei galantuomini!» Ma quando furono lontani dal circolo, il maiale disse: «Amico, hai visto che cosa hai fatto?» E l'asino: «Tu hai fatto ciò che è della tua natura, ed io ho fatto quanto è insito nella mia.» Oh! Molto bene, ci fa veramente molto piacere condividere con voi il senso di questo testo, e vorremmo chiudere con questa favola di origine molfettese, che è la nostra città di appartenenza e che si chiama, adesso vediamo un po' quanti tra voi, c'è qualche molfettese qui in questo uditorio? No, vero, è strano perché i molfettesi sono in tutto il mondo. Ecco, c'è qualcuno che sa dirci che cos'è la Tappenheim? La Tappenheim? Allora, la Tappenheim. Noi per traslato si dice di una donna, non si offendano le donne bassine di statura, ma che non siano soltanto basse, ma che siano anche un po' orbe, un po' cieche, va bene? E quindi questa favola si chiama La Tappenheim Kangaroo Docker Palakot. Avete capito il senso? Cioè, la talpa cambia gli occhi per la coda, va bene? E sentite quanto è bello l'inizio, perché vi posso garantire che in italiano non rende quanto ovviamente nel nostro dialetto, e questo lavoro è un lavoro bellissimo che è stato fatto, e dice: «Ne volt na tapner la mandev k Christ, perché l'avevo creato senza coat». Allora, io do 1.000 euro a chi mi traduce subito. Adesso vengono fuori tutti i volpettesi. Perfetto, allora comincio a raccontare la storia, va bene? Permesso? Facciamo passare la signora. Vuole sedersi qui con noi, signora? Abbiamo un posto. Prego. Ecco qui. Io non le darò le terga. Mi metto. Daremo le terga a lui, allora. Naturalmente. Prego, vuole accomodarsi? Perfetto. Benissimo. Il marito è ben felice di essersi liberato anche per 10 minuti. Veramente scherzo, signora. Chiedo. Grazie, molto lieto, Francesco. Benissimo. Allora vado a cominciare, va bene?
Una volta una talpa si lamentava con Dio che l'aveva creata senza coda. Una volta una talpa persa la mandò che Cristo ce l'aveva creata senza coda. Ella disse: come sono stato sfortunato! Oh, i molfettesi dicono: un corpo così grazioso, un muso tanto carino, una pelle così vellutata, una vece bella, zampe tanto robuste. Oh, sono stata proprio iellata. E Dio ascoltò i suoi lamenti e così dall'alto dei cieli le domandò di che cosa volesse privarsi per avere in compenso la coda. E la talpa disse: no, è così Cristo, no, è molto bello finalmente. Cristo, sono disposta a perdere gli occhi pur d'avere una codina, piccola piccola. E così il Signore volle accogliere la sua preghiera e le fece nascere una minuscola coda, mentre le tolse la cosa più cara e indispensabile per la vita e la bellezza di un animale, cioè gli occhi. Da do novenu proverbio, la capner quadave la cota detro docher. Di qua appunto giunge il proverbio che la talpa, per avere la coda, dette via i suoi occhi. Grazie, grazie mille. Grazie per questa grande ospitalità. Buonasera.